Muy buenos días. Un buongiorno. Apreciados hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Fratelli cari, benvenuto nella casa del Signore. Es un placer encontrarme aquí. È un piacere essere qui. Y compartir con ustedes la palabra del Señor. E condividere con voi la parola del Signore. También quiero agradecer a Basilio. Voglio ringraziare anche Basilio. Por extenderme la invitación a predicar aquí en su iglesia. Per l'invito che ho ricevuto a predicare in questa comunità. Sé que no se encuentra el momento, así que mi agradecimiento es para su esposa. E so che voglio ringraziare anche sua moglie. Ok, así de corto. Muy bien. También quiero darle gracias a las personas de Boario. Voglio anche ringraziare i fratelli della comunità di Boario che han tenido a bien traerme hasta aquí. Che mi hanno permesso di arrivare qui, mi hanno accompagnato. A Selma, a Sergio. A Sergio, la sorella. Pero especialmente a Luis Fernando, che è el autor de esta trama. Però in particolar modo a Luis Fernando, perché è l'autore di tutto questo. Ok, vamos a iniciar en esta mañana. Vogliamo cominciare questa mattina. Teniendo una oración previa para pedir la dirección de Dios nuevamente. Facendo una preghiera chiedendo la presenza di Dio nuovamente. Inclinemos nuestro rostro para orar. Chiniamo il nostro capo per la preghiera. Amado Padre, te damos muchas gracias. Caro papà, ti ringraziamo tanto. Por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos en tu nombre. Perché ci permetti di stare riuniti qui nel tuo nome. Pedimos que nos permitas tener la dignidad de tu hijo amado. Ti vogliamo chiedere la dignità del tuo figlio amato. Y siendo dignos en tu hijo podamos estar en tu presencia. Ed essendo degni del tuo figlio vogliamo essere alla tua presenza. Perdona nuestros pecados. Perdona i nostri peccati. Y permítenos la dirección de tu Santo Espíritu. E indicaci la direzione del tuo Santo Spirito. En el nombre de Cristo Jesús. Nel nome di Cristo Gesù. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Bene, fratelli cari. Aunque ya Mino ha leído el versículo. Mino ha letto il versetto. De nuestra meditación. Della mia meditazione. Quisiera que nuevamente leyéramos ese pasaje. Vorrei che leggiamo nuovamente questo passaggio. En Hebreos capítulo 8, versículo 13. Ebrei capítulo 8, versetto 13. Donde la scrittura resta della seguente maniera. Dove la scrittura ci dice nella seguente maniera. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dicendo un nuevo pacto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Como podemos observar, el apóstol Pablo nos habla de dos pactos. Possiamo osservare come l'apostolo Paolo ci parla di due patti. El viejo pacto y el nuevo pacto. Il vecchio patto e il nuovo patto. Y tal vez para algunos esto sea algo extraño. Tante volte per qualcuno questo è qualcosa di strano. Es decir, que tal vez no comprendan o no hayan escuchado hablar de los pactos. E molto spesso qualcuno sembra non aver mai ascoltato parlare di patto. Pero no hay tal. Però non è così. Puesto que el tema de los dos pactos. Perché il tema dei due patti. Es lo mismo que la justificación por la fe. È la stessa cosa di giustificazione per fede. ¿Cuántos han escuchado hablar de la justificación por la fe? Quanti hanno ascoltato la giustificazione per fede? Algunas manos se levantaron. Alcune mani si sono alzate. Pero quiero ver más manos. Però vorrei vedere più mani. Por eso voy a hacer la siguiente pregunta. Per questo vorrei farvi ancora un'altra la seguente domanda. ¿Cuántos han escuchado hablar del plan de redención? Quanti di voi hanno ascoltato il piano di redenzione? Levanten sus manos. Ah, aumentaron alrededor de dos o tres manos. Ok, sono aumentate rispetto alle due o tre mani iniziali. Pero voy a hacer una nueva pregunta. Voglio fare ancora un'altra domanda. ¿Cuántos han escuchado hablar del plan de salvación? Quanti di voi hanno ascoltato il piano della salvezza? Ok, se aumentaron, pero aún están tímidos. Però ancora
Non siamo completi, sono aumentate le mani. Ok, todo lo que he dicho, los dos pactos, la justificación por la fe, el plan de redención y el plan de salvación son la misma cosa. E tutto quello che ho citato, la salvezza per grazia, il piano di redenzione, il piano di salvezza, fanno parte tutti dello stesso argomento. Presentados desde una perspectiva diferente. Ovviamente presentati da una prospettiva diversa. Es como leer los evangelios. È come leggere gli Evangeli. Juan tiene una perspectiva diferente de Mateo. Giovanni ha una prospettiva diversa da quella di Matteo. Lucas tiene una diferente a Marcos. Luca ha una prospettiva diversa da quella di Marco. Pero todos señalan al mismo punto. Però tutti quanti stanno indicando lo stesso punto. Por lo tanto, vamos a estudiar el plan de salvación desde la perspectiva de los dos pactos. E quindi andremo a studiare il piano della salvezza partendo dalla prospettiva dei due patti. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 12, versículo 1. Per cominciare vorremmo aprire la nostra Bibbia in Genesi, a capitolo 12, il versetto 1. En adelante. Uno in avanti. Muy bien. Les espero. Bene. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Hasta el 3. Fino al 3, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Amen. Amen. Como podemos notar, come possiamo notare, esta es una conversación entre Dios y Abraham. Questa conversazione di cui leggevamo è una conversazione fra Dio e Abramo. El pacto de Dios es un convenio. Il patto di Dio è un convegno. Un contrato. Un contratto. Y en un pacto, en un convenio, e in un patto, in un accordo, se hace mínimo entre dos o más personas. È possibile farlo minimo con due persone oppure con più di due persone. En este caso son dos personas. In questo caso sono due persone. Dios, Dio y Abraham. E Abramo. Ahora, en el pacto que Dios hace con Abraham, ora nel patto che Dio sta facendo con Abramo, es Dios, si lo notaron, el que siempre habla. Se notate, chi parla in questo caso è Dio. El que siempre promete. E colui che promette. ¿Qué prometió? Che cosa promette? Yo te mostraré. Io ti mostrerò. Yo te bendeciré. Io ti benedirò. Yo te engrandeceré. Io ti ingrandirò. Yo te mostraré. Io ti mostrerò. La constante en el pacto entre Dios y Abraham. La costante nel patto fra Dio e Abramo. Es que Dios es el que siempre promete. E che Dio è colui che sempre promette. ¿Cuál es el papel de Abraham en el pacto? Qual è la parte che riguarda Abramo in questo patto? Lo único que Abraham hace es escuchar lo que Dios dice. L'unica cosa che Abramo fa è ascoltare quello che Dio dice. Y espera lo prometido. E aspetta, spera quello che gli viene promesso. En otras palabras, in altre parole, tenemos que Dios siempre habla y promete en la primera persona del singular. Dio parla e promette nella prima persona singolare, in se stesso. Yo te bendeciré, yo te engrandeceré, yo te mostraré. Io ti benedirò, io ti moltiplicherò, io ti indicherò. Lo cual nos señala, e colui che ci segnala o nos muestra, o ci mostra, que el nuevo pacto de Dios con Abraham, che il nuovo patto di Dio con Abramo, es un pacto unilateral, è un patto unilaterale. Pero tal vez sería perentorio, necesario explicar qué entendemos por unilateral. Però c'è bisogno di chiarire meglio che cosa significa questo patto unilaterale.
Ok, ahora yo tengo un hijo. ¿Cómo es tu nombre? Jorge es mi hijo. Ora immaginiamo che Jorge è mio figlio. Y yo como padre vengo a pactar con mi hijo Jorge. E ora come padre vengo a parlare con mio figlio Giorgio. Y le digo, hijo, tienes 7 años. Gli dico, figlio mio, hai 7 anni. Te voy a regalar una bicicleta. Ora ti regalerò, ti sto regalando una bicicletta. Y mi hijo solo escucha y acepta lo que yo le digo. Mio figlio sta ascoltando e accetta quello che io gli sto dicendo. Ahora bien, ¿ustedes creen que mi hijo me ha creído? Ora venite voi che mio figlio mi ha creduto, ha creduto quello che io dico. Ora mio figlio ha creduto in quello che io ho detto. Así es. Mi hijo no me va a preguntar de dónde voy a sacar el dinero para comprar la bicicleta. Ora sicuramente mio figlio ha accettato quello che io ho detto e tantomeno mi chiederà da dove andrò a prendere i soldi per comprare la bicicletta. Papà, tal vez le vas a pedir prestado a Mino. Probabilmente papà glieli chiederà a Mino. O tal vez a Basilio. O magari a Basilio. Él no va a preguntar esas cosas. E non si chiederà questa cosa. Mi hijo cree mi palabra. Mio figlio crede nella mia parola. Sencillamente porque yo lo digo. Semplicemente perché io glielo ho detto. Y porque él me conoce y soy su padre. E perché lui sa e mi conosce che io sono suo padre. Pero notemos que aquí la promesa es solamente del padre. E qui però c'è la promessa solo del padre. El padre promete y el hijo espera lo prometido. E il figlio aspetta ciò che gli è stato promesso. En otras palabras, es unilateral porque solamente uno habla y promete. Semplicemente quindi è unilaterale perché uno parla e uno promette. Esto es el nuevo pacto. E questo è il nuovo patto. Dios promete hacer todo por nosotros. Dio promette di fare ogni cosa per noi. Y nosotros debemos creer a su palabra, a su promesa. E noi come figli dobbiamo credere nella sua promessa. Fino a qui ci siamo? Ok. Ok. En Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Encontramos che Dios quiso volver a pactar con Israel. Troviamo un altro incontro fra Dio e il popolo di Israele, un incontro fra lui e il suo popolo. Y digo volvió porque ya había hecho un pacto con Abraham. E il testo dice che tornò perché aveva già fatto un patto con Abramo. Pero la intención de Dios no era hacer un nuevo pacto. Però l'intenzione di Dio non era quello di fare un nuovo patto. Era sencillamente refrendar o renovar el pacto hecho con Abraham. Era semplicemente rinfrescare, rinnovare lo stesso patto fatto con suo figlio Abramo. Y notemos que es así en el capítulo 6 y el versículo 3. E notiamo che è così nel capitolo 6 di Esodo, Esodo capitolo 6 versetto 3 che dice. Sì. Ok. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilii pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavo come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Notaron eso? Avete notato? Cuando Dios habla, hace referencia al pacto que hizo con Abraham. Cuando Dio parla, si riferisce al patto fatto con Abramo. Y él dice, he recordado mi pacto. Él dice, yo estoy recordando, ha ricordato il suo patto. El pacto unilateral que él había hecho con Abraham. Il patto unilaterale fatto con suo figlio Abramo. Es decir, que va a hablar de lo mismo con Israel en este caso. In questo caso lui sta parlando dello stesso patto però rivolto a Israele. En la persona de Moisés. Nella persona di Mosè. Y ahora vamos a notar que es el mismo pacto a partir del versículo 6. Ora a partire dal versetto 6 noteremo che il patto è lo stesso e lo leggiamo. Esodo capitolo 6 versetto 6 dice: perciò di ai figli di Israele, sta parlando a Mosè, io sono il Signore.
Quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla schiavitù e vi salverò con braccia steso e grandi atti di giudizio. Notaron come vuelve a hablar en la primera persona del singular? Notate che sta ritornando a parlare nella prima persona singolare. Y promete además de eso. E promette su questo. Al decir yo os sacaré. Io vi toglierò. Yo os libraré. Io vi libererò. Yo os redimiré. Io vi darò nuova vita. Continuemos en el versículo 7. Continuiamo al versetto 7. E anche qui non c'è l'io, ma dice: io vi prenderò come mio popolo, sarò io vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Ok. Notamos la constante en el versículo 7 y 8. Vediamo le costanti del versetto 7 e del versetto 8. Nuevamente Dios promete en primera persona. Nuovamente Dio promette ancora in prima persona. Esta vez promete: yo os tomaré. Io vi prenderò. Yo seré. Io sarò. Yo os meteré. Io verso 8, os meteré. Vi farò. Y finalmente yo os daré. E io darò. En otras palabras, continúa siendo el mismo pacto unilateral que había hecho con Abraham. Continúa ad essere lo stesso patto unilaterale fatto con Abramo. Donde uno es el que promete y el otro espera lo prometido. Dove uno promette e l'altro aspetta quello che gli è stato promesso. Cumpliendo así que realmente Dios quería renovar el pacto hecho con Abraham, ahora con Israel. In questa maniera Dio sta compiendo lo stesso patto fatto con Abramo, lo vuole riproporre a Israele. Pero algo pasó cuando Dios iba a pactar con Israel. Però sarebbe successo qualcosa quando Dio si incontra con Israele. Israel cambió el pacto. Israele cambia il patto. Eso se registra en Éxodo 19. Lo troviamo in Esodo al capitolo 19, versículo 5. Versetto 5. Esodo 19, 5 dice: dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Continua. Ancora continuiamo, versetto 7. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordamente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Hasta ahí. ¿Qué les parece esto? Che cosa vi sembra questo? Vamos a analizarlo juntos. Andiamo ad analizzare ora insieme queste parole. Notemos cómo inicia el versículo 5. Notiamo come comincia il versetto 5. Dios dice: ahora pues sí oyeréis mi voz. Ora se ascoltate la mia voce. Aquí encontramos que Dios inicia con un sí condicional. Ora qui troviamo un se una condizione. En otras palabras, el pacto de Dios es un pacto condicional. In altre parole, il patto che Dio fa è un patto condizionato. ¿Cuál es la condición? Qual è la condizione allora? Oír su voz. Ascoltare la sua voce. Pregunta. Domanda. ¿Estaba esa condición en el pacto de Abraham? Estaba questa condizione nel patto di Abramo? Claro que sí. Certo che sì. Lo único que hizo Abraham fue escuchar la voz de Dios. L'unica cosa che Abramo ha fatto è ascoltare la voce di Dio. La diferencia es que aquí está explícito. La differenza con questo testo che stiamo leggendo è che qui la frase è chiara, è esplicita. Pero en Abraham está implícita. Però in quello che abbiamo letto di Abramo, questa frase è implicita. A medida que avancemos en el tema lo vamos a demostrar mucho más. Man mano che noi avanzeremo in questo tema lo dimostreremo ancora meglio. Ahora. Ora.
La escritura continúa diciendo, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Allora, il testo dice, se voi ascolterete e rispetterete quello che io vi ho detto, sarete un tesoro. Dios está prometiendo y diciendo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dio sta dicendo, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Esa es la promesa. E questa è la promessa. Pero el pueblo, después de que Moisés les habla, il problema è che il popolo, dopo che Mosè gli parla, cambia nel patto. Cambia il patto. ¿De qué manera? In quale maniera? En el versículo 8, el pueblo responde. Nel versetto 8, questo popolo risponde: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Notemos ahora que el pacto unilateral de Dios. Ora notiamo una cosa, il patto unilaterale fatto da Dio ahora se convierte en un pacto bilateral. Il patto si converte in bilaterale. Porque ahora son dos los que se comprometen a hacer algo. Ora sono due che si impegnano nel fare qualcosa. No solamente Dios, sino también el pueblo se ha comprometido. Non è solamente Dio che si è compromesso, ha stabilito il patto, ma anche il popolo dall'altra parte che prende un impegno. Voy a poner un ejemplo de un pacto bilateral. Ora vorrei fare un esempio di un patto bilaterale. Ya mi hijo Jorge ha crecido. Ora mio figlio Jorge è già cresciuto. ¿Se nota? Si nota, si nota. Ok. Ahora nuevamente vengo a pactar con él. Ora mi incontro con lui. Pero este convenio es un poco diferente. Però questo incontro è un po' diverso dal precedente. Yo le digo a mi hijo Jorge. Ora gli dico al mio figlio Giorgio. Hijo, si pasas, no sé cómo se dice aquí universidad. Se tu passi da una scuola ad un'altra, okay, da un corso a un altro, superi. Al superior, te regalo un automobile, una macchina. Io ti regalo una macchina. Un Lamborghini. Una Lamborghini. Y rojo, de paso. Okay. Soy un padre generoso. Sono un padre generoso. Mi hijo me responde, padre, cuenta con ello. Mio figlio mi risponde, papà, stai tranquillo che lo faccio. Yo voy a pasar a la universidad. Io supererò il corso, l'esame, l'università. Notemos que ahorita son dos los que se comprometen a hacer algo. Ora notate che sono due le persone che si impegnano nel fare qualcosa. Además, el cumplimiento de mi promesa depende de que él cumpla la suya. Perché la mia promessa possa essere mantenuta, c'è una condizione che lui mantenga qualcosa. Si él cumple, yo cumplo. Se lui fa, io rispondo, faccio. Tenemos entonces que esto es un pacto bilateral. Quindi notate come questo è un patto bilaterale. Donde dos se comprometen a hacer algo. Dove due si impegnano a fare qualcosa. Regresemos al pacto de Dios con Israel. Ritorniamo ora al patto di Dio con Israele. Al que la escritura le llama el viejo pacto. La scrittura parla del vecchio patto. Es decir, es diferente al pacto con Abraham. E quindi è diverso col patto di Abramo. ¿Y cuál fue el problema con el pacto entre Dios e Israel? E qual è il problema che noi troviamo nel patto fatto da Dio e Israele? Que el pueblo se comprometió a hacer algo que no podía cumplir. E il popolo si impegnò a fare qualcosa che lui da solo non poteva fare. El pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Faremo, dice il popolo, tutto quello che il Signore ha detto. Pero ¿qué fue lo que el pueblo escuchó de boca de Jehová? Però che cosa ascoltò il popolo dalla bocca di Dio? Lo único que el pueblo escuchó de boca de Jehová fueron los 10 mandamientos. L'unica cosa che il popolo ascoltò dalla voce di Dio furono i 10 comandamenti. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. E il popolo dice, tutto quello che lui ha detto, noi faremo. Pero eso no se cumplió. Però questo non si compì. Una semana después, cuando Moisés subió al monte, o una settimana dopo, quando Mosè scese dal monte, el pueblo violó los mandamientos. Il popolo violò i comandamenti. Y la razón es porque ningún ser humano, e la ragione è perché nessun essere umano
puede guardar los mandamientos. Può rispettare i comandamenti. Sin la ayuda de Dios. Senza l'aiuto di Dio. Fino a qui ci siamo? Ok. En otras palabras, in altre parole, cuando tú crees que puedes guardar la ley por ti mismo, quando tu pensi di poter rispettare la legge da solo, estás en el viejo pacto. Tu sei nel vecchio patto. Pero cuando tú crees que el Señor puede guardar la ley en tu vida, però quando il Signore può aiutarti lui a rispettare la sua legge nella tua vita, entonces estás en el nuevo pacto. Tu sei nel nuovo patto. Solamente los que estamos en el nuevo pacto podemos ser obedientes a Dios. Solo coloro che sono, che rispettano il nuovo patto, possono essere ubbidienti a Dio. Voy a citar a la hermana Ellen G. White. Vorrei citare la sorella White para que quede mucho más claro. Perché questo aspetto possa essere ancora un po' più chiaro. Hay dos citas donde ella presenta lo siguiente. Ci sono due citazioni dove lei presenta questo tipo di argomento. Ella dice que los 10 mandamientos son 10 promesas. Lei dice che i 10 comandamenti sono 10 promesse. ¿Quién es el que cumple? ¿El que promete o al que le prometen? Chi è la persona che promette queste promesse? Che compie queste promesse. Muy bien. El que cumple una promesa es el que promete, no al que le prometen. Attenzione, colui che promette, colui che compie le promesse è colui che promette e non è l'altro che riceve, diciamo. Si los 10 mandamientos son 10 promesas, se i 10 comandamenti sono 10 promesse, ¿quién debe cumplir esa ley en mí? Chi deve compiere questa ¿quién debe cumplir la ley en mí? Chi deve compiere la legge per me? Obviamente Dios. Ovviamente è Dio. Porque él es el que está prometiendo. Perché è lui che sta promettendo. Es decir, no debemos ver la ley como una negativa, no. E in altri termini, non possiamo vedere la legge come qualcosa di negativo, no. No fornicarás, no robarás, no mentirás. Non rubare, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza. Porque nuestra naturaleza va a rechazar eso. Perché la nostra natura rifiuterà tutte queste cose. Según Romanos 8:7. Secondo Romani 8:7. Nuestra naturaleza no se somete a la ley de Dios. La nostra naturalezza, il nostro uomo non si sottomette a Dio. Porque no puede. Perché non può. Pero si nosotros vemos la ley de Dios como una promesa. Però se noi vediamo la legge di Dio come una promessa. Como realmente es. Come realmente è. Entonces cuando Dios dice no fornicarás, quando Dio dice non commettere adulterio, no debo evitar ver una chica linda. Non devo evitare di guardare belle donne. Lo que debo permitir es que Dios cumpla su promesa en mí. E quello che devo evitare è che il Signore non possa compiere la sua promessa dentro di me. Fino a qui ci siamo? Fino a qui ci siamo. Ok. Continuemos. Hasta aquí hemos visto, digamos, la primera dosis. Diciamo que fino qui abbiamo visto la prima parte. Pero si no es claro, vamos a mirar una segunda parte. Pero se non è chiaro questo, guardiamo la seconda parte. Para ello vamos a la carta a los Hebreos, a los Romanos. Ritorniamo ora nel Nuovo Testamento. Nella lettera ai Romani, capitolo 9, versículo 30 y 31. Romani, versetto 9, capitolo 9, versetto 30 e 31. Para que quede mucho más claro lo que queremos decir. Perché possa essere più chiaro quello che abbiamo detto fino ad ora. Romani, capitolo 9, versetti 30 e 31. 31, por favor. Ok. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia,
hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede? Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo. Apparentemente questi versículos parecen un acertijo. Apparentemente questo versetto è un versetto un po' antico. Pero no hay tal. Scusatemi, è un tranello, una trappola. Ok, pero no hay tal. Però non è così. Estos versículos van a quedar muy claros. Questo versetto è molto chiaro. Con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio. Lo que encontramos aquí en el versículo 30 y 31 son los dos pactos. Quello che noi troviamo nel versetto 30 e 31 sono proprio i due patti. En el versículo 30 está el nuevo pacto y en el 31 el viejo pacto. Nel versetto 30 c'è il nuovo patto e nel 31 c'è il vecchio patto. Y vamos a leer lo que dice nuevamente. E andiamo a rileggere quello che dice. Está diciendo que los gentiles, es decir, todos los pueblos diferentes a Israel. Ora sta parlando dei gentili, quindi tutti coloro che sono fuori da Israele. Romanos, italianos, latinos. Romani, italiani, latini. Todos nosotros. Tutti noi. Hallamos la justicia por medio de la fe. Utilizziamo la giustizia grazie alla fede, per mezzo della fede. En contraste. In contrasto. Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la justicia. Israele che voleva una legge di giustizia non ha conquistato questa giustizia. Para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Per comprendere bene quello che l'apostolo Paolo sta dicendo. Debemos entender el plan de Dios. Dobbiamo comprendere bene il piano di Dio. El plan de salvación de Dios. Il piano di salvezza di Dio. Para el hombre. Per l'uomo. Lo que Dios pretende a través del plan de salvación. Quello che Dio pretende attraverso il piano di salvezza es hacer de seres pecaminosos, pecadores, e far sì che degli esseri peccatori come noi seres justos. Essere giusti y dignos de heredar el reino de los cielos. E degni di entrare, di ereditare il regno dei cieli. Pero cómo Dios logra esta tan grande empresa? Però come Dio può conquistare, può permettere che raggiungiamo questa impresa? El mismo libro de los Romanos nos da una respuesta. Lo stesso libro dei Romani ci dà una risposta. Romanos 2. Romani capitolo 2. Y el versículo 13. Romani 2, versetto 13. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Notemos entonces que según el apóstol Pablo. Notiamo quindi che secondo l'apostolo Paolo. Los justos no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la misma. Non sono i giusti, non sono considerati coloro che ascoltano la legge, ma coloro che la mettono in pratica questa legge. En otras palabras. La ley tiene que ver con que nosotros lleguemos a ser justos. La legge ha a che fare, quindi in altre parole, con quello che noi dobbiamo fare nei confronti del Signore. Pero aparentemente eso suena muy legalista. Però molto spesso questo sembra essere un po' legalista. Y de hecho los judíos llegaron a ser legalistas. E ovviamente sappiamo che i giudei sono diventati legalisti. Así que debemos entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Quindi possiamo capire meglio di che cosa sta parlando l'apostolo Paolo. Porque indudablemente no hay contradicción en él. Perché senza dubbio non c'è contraddizione in lui. La contradicción se encuentra en nosotros. La contraddizione la troviamo in noi stessi. Vamos a explicar cómo esto sucede. Andiamo a spiegare come succede tutto questo. Para ello vamos a mirar lo que dice Salmos 119. Per questo vogliamo leggere, leggiamo il Salmo, il 119, versículo 172. 119, versetto 172. Mm-hmm. Ok. Les esperamos. Salmo 119, il versetto 172 dice: la mia lingua celebrerà la tua parola,
perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Amen. Pregunta. Domanda. Los mandamientos son justicia? I comandamenti sono giustizia? La scrittura lo dice esplicitamente. La Sacra Scrittura ce lo dice chiaramente. La ley de Dios igual justicia. Legge di Dio uguale giustizia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siamo d'accordo? Muy bien. Ahora vamos al Salmo 40. Ora andiamo ancora indietro al Salmo 40 y vamos a leer el versículo 8. E leggiamo del Salmo 40 il versetto 8. Antes de leerlo, prima di leggerlo, quiero hacer la salvedad de que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, vorrei dirvi, specificare che l'apostolo Paolo nel libro degli Ebrei, en el capítulo 10, versos 5 al 7, aplica este salmo a Jesús. In Ebrei 10, dal versetto 5 a 7, applica questo salmo alla figura di Gesù. Es decir, este pasaje específicamente. È proprio questo passaggio che noi stiamo leggendo. Por lo tanto, quedamos autorizados a decir que es Jesús quien dice esto de sí mismo. E quindi siamo autorizzati a dire che è Gesù che sta dicendo questo. Salmo 40, versetto 8 dice: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Notaron Amen. Eso? Gracias por Notate questo? Notaron eso? Jesús está diciendo que la ley se encuentra en su corazón. Gesù sta dicendo la legge si trova nel suo cuore. Y si la ley se encuentra en el corazón de Jesús, e se la legge si trova nel cuore di Gesù, es porque también está la justicia de la ley en él. Perché c'è la giustizia della legge in lui. Ya que la justicia de la ley, ya que la ley es justicia. Proprio perché la legge è giustizia. Pero cuando llegó la ley de Dios al corazón de Jesús. Pero cuando la legge di Dio è arrivata nel cuore di Gesù. Cuando Jesús la cumplió, según Mateo 5:17. E quando Gesù ha compiuto la legge, come troviamo in Matteo 5:17. Cuando Jesús cumplió la ley, trajo o tomó la justicia de la ley y la hizo parte de su vida. Quando Gesù compie la legge, come dice Matteo 5:17, lui prende questa giustizia e fa parte della sua stessa vita. Ahora la justicia de la ley es su justicia. Ora la giustizia che era nella legge è diventata la sua giustizia. Ahora sigue un paso más. Ora siamo ancora un passo avanti. Ese paso lo encontramos en Apocalipsis 3:20. Questo passo lo troviamo in Apocalisse 3:20, donde la scrittura dice. Dove la Sacra Scrittura dice, Apocalisse capitolo 3 versetto 20 dice: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Notaron la condizione? Notate una condizione? La hemos escuchado antes? L'abbiamo ascoltata già prima? Otra vez hay un sí condicional. Ancora qui troviamo una condizione. Si oyereis mi voz. Se ascolti la mia voce. ¿Cómo quedaría entonces? Che cosa succederà dopo? Quedaría entonces que Jesús cumple la ley y toma la justicia de la ley y la hace suya. Gesù compie la legge e la giustizia della legge la fa sua. Ahora viene al pecador y llama al pecador. Ora Gesù viene dal peccatore e si rivolge al peccatore. Y le pide al pecador que abra la puerta de su corazón. E chiede al peccatore di aprire la porta del suo cuore. Para él hacer parte del pecador. Perché lui, Gesù, possa far parte del peccatore. Es decir, entrar a su vida. Quindi entrare nella sua vita. Y cuando Jesús entra en la vida del pecador, lleva consigo la justicia de la ley. E ovviamente quando Gesù entra a far parte della vita del peccatore, porta con sé la giustizia della legge. Que ahora es la justicia de Cristo. Che ora è la giustizia di Cristo. Y de esa manera el pecador llega a ser justo. E quindi in questa maniera il peccatore diventa giusto. Creo que nunca habíamos pensado que
Apocalipsi 3:20 stava parlando dello pactos. Magari non abbiamo pensato che Apocalisse 3:20 sta parlando di questo patto. Però notaron che è esattamente lo mismo? Però notate come questa è la stessa cosa, solo in differenti termini. Ovviamente lo stiamo vedendo in un termine, in una maniera prospettiva diversa. Come vamos hasta aquí? Come... Ci siamo. Ci siamo. Bien. ¿Cuántos me van siguiendo? Quanti sono d'accordo fino ad ora su quello che diciamo? Amen. Vamos a la tercera dosis. Ora andiamo alla terza parte, la terza tesi. Ok. Para ello quiero invitar a Jorge a pasar aquí adelante. Jorge, ora è diventato grande, passa qui davanti. Si antes no hemos entendido, aquí queda claro. Ora, se fino ad ora non ci siamo, non abbiamo compreso, ora qui sarà chiara. ¿Cuántos conocen a Jorge? Quanti conoscono Giorgio? Jorge, tutti. Es famoso aquí, ¿eh? È famoso Giorgio. Tutti, ¿eh? Okay. ¿Cuántos conocen a Mino? Quanti conoscono Mino? Tutti. Igual de famoso. Bueno, okay. El hermano Jorge nos va a representar a todos nosotros. Giorgio in questo momento rappresenterà tutti quanti noi. Es decir, a los pecadores. Quindi ai peccatori. Y vas a mirarlo frente a frente a Mino, ¿ok? Sí. Girerà di fronte a me. E Mino di igual manera frente a Jorge. E io di fronte a Giorgio. Mino va a representar la ley de Dios. Mino rappresenta la legge di Dio. Tiene cara de stricto, no? Es por molestar. Ahora, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Quello che abbiamo noi è questo. Según las escrituras, en Santiago 1, 23 al 25. Secondo la Sacra Scrittura, in Giacomo 1, versetti 23 al 25, encontramos que la ley de Dios es como un espejo. E incontriamo che la legge di Dio è come uno specchio. Que muestra el pecado. Che mostra il peccato. Cuando el pecador está frente a la ley. Quando il peccatore è di fronte alla legge. La ley como un espejo le muestra su condición. La legge come specchio mostra la sua condizione. ¿Cuál es la condición del pecador? Qual è la condizione del peccatore? Hay dos versículos que me gustan porque describen muy bien al pecador. Ci sono due versetti che descrivono bene, mi piacciono perché descrivono bene la condizione del peccatore. Frente a Dios. Di fronte a Dio. Y es Isaías 63, 7. E lo troviamo in Isaia 60, capitolo 63, versetto 7. Permettimi, verifico. Lo verifichiamo subito. È 64, 6. 64, versetto 6. Por favor, puedes leer. Lo leggiamo. Tutti quanti siamo diventati con l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. ¿Es esto claro? È chiaro? ¿Qué somos para Dios? Che cosa siamo per Dio? Somos un trapo de inmundicia. Siamo un abito sporco. Isaías 1:6 presenta algo mucho más exacto. Isaia 1:6 ci mostra ancora qualcosa di meglio. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, pieghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né linite con olio. Che somos una llaga podrida. Siamo una piaga imputridita. Y tan bonitos que nos creemos. Magari non ci crediamo così. Pero esa es nuestra condición. Però questa è la nostra condizione. Y cuando el pecador mira la ley, e quando il peccatore guarda la legge, la ley le muestra su inmundicia, su podredumbre. La legge mostra la sua immondizia, la sua putrefazione. Sì, diciamo la sua putrefazione. Un po' forte. Y el pecador es convencido de su condición. Il peccatore è convinto della sua posizione. En términos de Juan 16:8. E ritornando a Giovanni 16:18. Es convencido de pecado. È convinto di peccato. Cuando el pecador se da cuenta de su condición. Quando il peccatore si rende conto della sua posizione. Se da cuenta que está condenado a la muerte
por su pecado. Il peccatore si rende conto che è condannato nella sua posizione di peccatore. Secondo Romano 6:23. Secondo Romani 6:23. La paga del peccato è morte. La ricompensa del peccato è la morte. Por lo tanto, il peccatore sa che su condizione desesperata. Pertanto il peccatore convinto sa che la sua condizione è disperata. Y anhela un salvador. E anela avere ricevere un salvatore. ¿Quién lo llevó al Salvador? Chi è che lo porta al Salvatore? La ley. La legge. En ese momento abre la puerta de su corazón y Jesús viene a su vida. Ora aprendo la porta del suo cuore e Gesù che entra nella sua vita. Ahora la ley no ve su inmundicia. Ora la legge non vede più la sua immondizia, sino la giustizia di Cristo. Ma guarda la giustizia di Cristo. En él. In lui. Ahora la ley que antes lo condenaba a la muerte. Ora la stessa legge che prima lo condannava a morte. Ahora lo declara digno de la vida eterna. Ora lo dichiara degno della vita eterna. Gracias por tu amén. Grazie. ¿Es esto claro? È tutto chiaro? Lo que estamos viendo aquí es el nuevo pacto. Quello che noi stiamo vedendo qui è il nuovo patto. Cristo en nuestra vida llevando la justicia de la ley. Cristo nella nostra vita presentando la giustizia che è in lui della legge. ¿Qué es lo que necesitamos solamente? Che cosa abbiamo bisogno noi di fare solamente? La condición es oír su voz. La condizione è ascoltare la sua voce. Pero ¿qué hizo Israel? Che cosa ha fatto però nell'antichità Israele? Trattò di obbedecer la ley por sí mismos. Ha cercato di rispettare la legge per se stesso, dejando a Jesús fuera de sus vidas. Mettendo fuori Gesù dalla loro vita. Y por eso no alcanzaron la justicia de la ley. E quindi non hanno conquistato la giustizia che era nella legge. Solo puede ser alcanzada a través de Cristo. Questa può essere conquistata, può essere nostra attraverso Cristo Gesù. El nuevo pacto es Jesús en la vida del pecador. E il nuovo patto è rappresentato da Gesù nella vita del peccatore. El viejo pacto, Jesús está fuera de la vida del pecador. Nel vecchio patto, Gesù è fuori dalla vita del peccatore. Y por lo tanto continúa en sus pecados. E quindi continua andando avanti nel suo peccato. ¿Es esto claro? È tutto chiaro? Puedes pasar a tu asiento. Grazie, Giorgio. Ahora bien. Bene, ora. Lo que nosotros encontramos es que la condición del pacto. Ora quello che noi vediamo che la condizione di questo patto es la fe. È la fede. Porque es Romanos 10:17. Romani 10:17 dice lo siguiente. Dice questo. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Lo che hizo Abraham en el nuevo pacto en Génesis 12. E quello che Abramo fa in Genesi 12 fue oír la Genesi 2 ascoltare questa parola. De hecho, a Abraham se le llama el padre de la fe. E quindi per questo si chiama Abramo come padre della fede. O sea que Abraham cumplió la condición. Quindi Abramo compie la condizione. Y oyó la palabra de Dios. Ascoltò la parola di Dio. Por eso en Génesis 12, 1 al 3, él no dijo nada. Per questo in Genesi 12, 1 al 3, lui non disse nulla. Tan solo oyó y en consecuencia actuó. Lui ascoltò e di conseguenza attuó quello che aveva ascoltato. Es decir, oyó la palabra de Dios y obedeció como efecto o consecuencia. Quindi ascoltò la parola di Dio e attuò per ubbidienza, di conseguenza. Yo no soy salvo por obedecer. Io non sono salvo per aver obbedito. Soy salvo por oír la palabra de Dios. Io sono salvo perché ho ascoltato la parola di Dio. Y la obediencia es la consecuencia de ser salvo. E l'ubbidienza è la conseguenza della salvezza di aver ascoltato. Si tú dices que escuchas la voz de Dios. Se tu dici che ascolti la voce di Dio, pero no obedeces. Però non ubbidisci. Quiere decir que tú no has escuchado la voz de Dios. Significa che tu non hai ascoltato la voce di Dio. Ci siamo? Ci siamo. Ok.
quiero terminar con una experiencia que tuve en una iglesia. Vorrei terminare raccontandovi l'esperienza che ho vissuto in una comunità. Hace 8 años atrás. Circa 8 anni fa. Tal vez un poco más. Probabilmente anche qualcosa in più. Una hermana de la iglesia se acercó a mí para preguntarme. Si è avvicinata a me per chiedermi qualcosa. O para contarme mejor. O meglio per raccontarmi. Alexander, esta mañana me levanté y me miré al espejo como todos los días lo hago. Questa mattina, Alexander, mi sono svegliato e come tutte le mattine mi sono guardata allo specchio. Y contemplé toda mi malicia, toda mi maldad. E ho contemplato, visto tutto quello che non andava dentro di me. Cuando tomé mi vehículo y llegué a la iglesia. Quando io ho preso la mia macchina e sono arrivato in chiesa, contemplé mis hermanos la misma malicia y maldad que yo había contemplado de mí misma en el espejo. Ho notato, ho visto la stessa cattiveria, la stessa, le cose non buone che avevo visto la mattina in me, anche in alcuni dei miei fratelli. Y estoy desesperada. E sono un po' disperata. Porque tú nos has enseñado que Jesús viene por segunda vez por justos y no por pecadores. E sono un po' preoccupata perché tu ci hai insegnato che Gesù viene per la seconda volta non per i peccati ma coloro che sono giusti. Y yo me siento perdida en este momento. E in questo momento mi sento persa. El problema es que era la mejor hermana de la iglesia. Il problema era che questa era una delle migliori sorelle della comunità. Y yo dije, wow, ¿qué hago aquí? E ho detto, wow, di che cosa parlo qui? Lo que pude decirle fue lo siguiente. Quello che sono riuscito a dirgli era questo. Si tú miras, te miras a ti misma y a los hermanos con los ojos carnales. Se tú guardi a te stesso nello specchio e guardi ai tuoi fratelli con i tuoi occhi carnali. Con tus ojos físicos. Con i tuoi occhi fisici. Vas a ver en todos hermanos, vas a ver en todos los hermanos, incluyéndome a mí, solo pecado y maldad. Tu vedrai in te stesso e in tutti quanti quelli che avrai intorno solo cattiveria e malignità. Pero si por medio de los ojos de la fe, però se per mezzo degli occhi della fede tu llegas a contemplar a Jesús en cada ser que le ha aceptado en su vida, tu riesci a contemplare Gesù in ogni persona che l'ha accettato nella sua vita, vas a ver justos por doquier. Tu troverai giusti da tutte le parti. Ya que solamente a través de la fe podemos creer que esto es verdad. Solo attraverso la fede noi possiamo credere che questo è la verità. Porque él lo ha dicho. Perché è lui che lo ha detto. Y yo lo creo. E io lo credo. Esta es la fe que nos va a trasladar al cielo. E questa è la fede che ci traslerà nel cielo. Dio les bendiga. Che il Signore ci benedica. Amen.